Buongiorno, io sono Leonardo Mangiavacchi, lavoro nel gruppo Telecom Italia da 25 anni. Ormai sono un manager con una lunga esperienza alle spalle. Mi sono occupato di tante cose dentro il gruppo Telecom, sia riguardanti il mercato immobile, il fisso, i clienti consumer, i clienti business, ho lavorato sul digitale e quindi diciamo che ho un'esperienza diciamo abbastanza trasversale su un po' tutti diciamo, i mestieri che sono core all'interno di un'azienda di servizi che ha milioni di clienti come appunto TIM, che è il nuovo nome commerciale di Telecom Italia. L'azienda penso che sia conosciuta in Italia e comunque ancora nel mondo, noi comunque abbiamo ancora un'eredità di marchio importante e sicuramente siamo noti più per, credo ancora purtroppo, diciamo, il mercato delle offerte di telecomunicazioni fisse e mobili, e un po' meno per le attività più innovative che negli ultimi anni abbiamo portato ai nostri clienti. Sicuramente oggi uno dei temi, uno degli argomenti più sicuramente anche di moda, sicuramente più importanti per la vita di tutti noi, è il mercato diciamo, dell'internet delle cose o Internet of Things. Quindi diciamo, Telecom tra le varie cose che ha diciamo, sviluppato nel mondo dell'innovazione e del digitale ovviamente non poteva non essere presente nel mondo dell'IoT. Abbiamo un'azienda all'interno del gruppo Telecom, che è Olivetti, che si occupa specificatamente di portare sul mercato offerte innovative digitali e ha anche una famiglia di prodotto specificatamente dedicata diciamo, alla tematica dell'internet delle cose. Tra l'altro io ho lavorato per un periodo della mia vita all'interno del gruppo in Olivetti, dove mi sono occupato non direttamente di IoT, ma diciamo, di un'altra branca di offerte digitali innovative che è i big data e gli analytics, che sono strettamente collegati a tutta la tematica dell'internet delle cose. Il gruppo Telecom Italia è un'azienda interamente dedicata allo sviluppo delle nuove tecnologie digitali. Una linea di prodotto è sicuramente l'internet delle cose, che si articola poi concretamente in una serie di offerte verticali sui principali mercati di riferimento. Come sapete, in generale l'internet delle cose si basa sul concetto che gli oggetti con cui noi ci interfacciamo tutti i giorni possono diventare intelligenti, alcuni lo sono di per sé, ma alcuni altri possono diventare intelligenti se messi in connessione l'uno con l'altro e se messi in condizione di trasmettere delle informazioni a chi poi, magari attraverso una sorta di applicazione dedicata, ne trae utilizzo per migliorare un'attività, per esempio anche quotidiana. Chiaramente in questo concetto di Internet delle cose sono implicati gli oggetti stessi, il fatto che questi oggetti vengono in qualche modo connessi, per esempio tramite la rete internet, ma non solo, un'intelligenza centralizzata che elabora e rende fruibili i dati che questi oggetti producono. Su questo concetto chiaramente si innestano tutta una serie di applicazioni cosiddette verticali che
che vuol dire poi banalmente dedicate a delle singole fattispecie di utilizzo anche quotidiano da parte di tutti noi oppure da parte delle imprese. Quindi diciamo che si possono sviluppare una serie di offerte dedicate ai singoli settori della vita, diciamo, industriale, produttiva o di servizio. Nell'offerta del gruppo Telecom Italia, attraverso Olivetti, sono presenti offerte di smart metering, quindi sollecito, poi magari le approfondiamo un attimo, di smart metering, smart farm, quindi fattoria intelligente, smart clean air, quindi diciamo, applicazioni per rendere, diciamo, come dice il titolo, pulita l'aria che respiriamo, soluzioni di smart industry e poi, diciamo, applicazioni ancora più particolari, come per esempio tutta quella che viene raggruppata sotto il nome di vending automation. Allora, lo smart metering chiaramente è forse la soluzione che è anche quella più pervasiva dal punto di vista commerciale in questo momento. È una soluzione che grazie a un uso, diciamo, vengono chiamate capillary network, sono, diciamo, delle reti che trasmettono un segnale wireless e che consentono il monitoraggio in real time dei consumi e dei flussi. Per esempio delle reti dell'acqua piuttosto che delle reti elettriche, piuttosto che delle reti del gas. Ecco, per esempio mi viene in mente l'utilizzo delle reti dell'acqua, dove sappiamo che in Italia c'è un grossissimo problema di perdita in diversi, diciamo, in alcuni punti della rete idrica e che rende tutta l'infrastruttura idrica del paese non propriamente efficiente, sicuramente. Avere a disposizione un monitoraggio real time di queste perdite rende diciamo, sicuramente ottimizzabile l'utilizzo degli interventi, il ricorso alla manutenzione, che a questo punto diventa più mirata e più veloce dove effettivamente c'è più bisogno. Un'altra applicazione è evidentemente tutto il tema della smart industry, cioè in un'azienda moderna, la cosiddetta azienda 4.0, ci sono tantissimi elementi di produzione che sono intelligenti e non è necessariamente che dobbiamo pensare ai robot, certamente le aziende più evolute ne fanno molto ricorso, ma diciamo che un po' tutti i macchinari in un'azienda ormai hanno la possibilità di essere connessi con un'applicazione centralizzata che ne monitora il funzionamento real time. Anche qui è evidente che avendo la possibilità di raccogliere tutte le informazioni che arrivano dalle macchine è molto più efficiente, diventa molto più efficiente il processo di pianificazione delle attività e di programmazione delle attività di lavoro e anche l'utilizzo delle persone che poi ruotano intorno a queste macchine. Il sistema di Smart Clean Air, come dicevo prima, è un sistema che sostanzialmente monitora in tempo reale la qualità dell'aria e si connette direttamente al tema più ampio che è quello delle città intelligenti o smart cities. Certamente anche questo, il tema dell'abbattimento dell'inquinamento dovuto alle polveri sottili, per esempio, è un tema che è molto sentito da parte della collettività e in questo caso la tecnologia, anche qui basata su un monitoraggio in tempo reale delle singole centraline che rilevano la qualità dell'aria, è
sicuramente va a incidere sul miglioramento della nostra vita quotidiana. Ho citato prima anche le smart farm. Chiaramente smart farm sono le fattorie intelligenti. Adesso qui ci sono ormai dei casi molto concreti di applicazione all'agricoltura. Per esempio, mi viene in mente il tema dell'irrigazione. Spesso, diciamo, se non avessimo a disposizione queste tecnologie che monitorano effettivamente lo stato del fabbisogno idrico pianta per pianta, diciamo, il meccanismo di irrigazione, il processo di irrigazione, in mancanza di questi strumenti sarebbe uniforme su tutte le piante. In realtà, facendo un monitoraggio di dettaglio sulle singole piante, noi possiamo scoprire che in funzione dell'ora della giornata, o comunque del tempo evidentemente meteorologico, ma anche delle condizioni della stessa singola pianta, il fabbisogno è differenziato pianta per pianta. Quindi con queste applicazioni di smart farm, che sono un'applicazione concreta di Internet delle cose applicate all'agricoltura, il fabbisogno dell'acqua, diciamo, di acqua viene correttamente indirizzato in modo perfettamente puntuale. Citavo anche le vending machine, le vending automation come esempio anche qui, di intelligenza portata su una macchina che poi è il distributore delle merendine, piuttosto che del caffè, piuttosto che gli altri generi, che noi troviamo negli uffici, nelle stazioni, in tutti i punti di concentrazione, e che a questo punto, dotato di intelligenza e messo in condizione di trasmettere le informazioni anche qui a un layer applicativo centralizzato, consente un monitoraggio real time, per esempio, di fabbisogni di approvvigionamento e di riacquisto prodotto per prodotto. Come vedete, il campo di applicazione dell'Internet delle cose, soprattutto se collegato poi come dire, a un livello superiore, che è il livello di raccolta dei dati attraverso delle tecnologie appunto di Big Data e Analytics, consente questo binomio IoT-Big Data di veramente cambiarci la vita, perché noi riusciamo, come dire, attraverso la captazione di tutte le informazioni che le macchine e gli oggetti ci trasmettono, riusciamo anche a correttamente interpretare questi dati e a prendere le decisioni migliori, nel senso più efficaci ed efficienti rispetto a quando, diciamo, chiaramente le nostre azioni non erano così mirate, ma erano molto più indifferenziate, non avendo a disposizione tutta una serie di informazioni di dettaglio in tempo reale di cui possiamo disporre oggi. Chiaramente, come in tutte le cose, a fronte di tutti questi benefici che la tecnologia ci mette a disposizione, dobbiamo anche fronteggiare diciamo dei rischi che le stesse nuove tecnologie presentano. Non è ovviamente solo mio parere, ma è credo parere abbastanza diffuso, che questo tipo di tecnologie di cui abbiamo parlato fino ad oggi si portino dietro come punti di attenzione il tema della sicurezza e il tema della privacy. Il tema della privacy, parto da quest'ultimo, è chiaramente molto critico, perché se voi pensate, per esempio, a applicazioni di domotica, quindi, diciamo, dove gli elettrodomestici o comunque tutti gli oggetti con cui ci interfacciamo ogni giorno dentro casa
possono essere dotati di intelligenza o comunque trasmettano delle informazioni che possono sicuramente anche riguardare la nostra vita quotidiana. Basta pensare, voglio dire, a frigorifero intelligente che ci dice, che trasmette l'uso che noi facciamo quotidianamente degli alimenti, piuttosto che i sistemi di allarme, piuttosto che come noi utilizziamo tutte le varie applicazioni tecnologiche dentro casa. Cioè diventa un livello di profilazione dell'individuo talmente approfondito e talmente di dettaglio che sicuramente il tema della privacy viene pesantemente diciamo coinvolto. Quindi anche qui bisognerà stare molto molto, come dire, attenti, perché il quadro normativo paese per paese, in Italia soprattutto, cioè il quadro normativo in molti paesi, ma in Italia soprattutto, è molto stringente, è molto garantista per l'individuo, come è giusto che sia. Il tema della sicurezza, anche questo è un tema molto critico. Mi viene in mente il tema, per esempio, un'applicazione di IoT, sicuramente sono le macchine che si guidano da sole, tutte le, diciamo, le grandi compagnie di internet. Si stanno, cominciare da Google, si stanno approcciando su questo tema. Uno dei temi sicuramente principali che devono fronteggiare è appunto il tema della sicurezza. Queste macchine si guidano da sole perché sono in connessione, tutti i centri di controllo dell'elettronica di bordo, diciamo, trasmette informazioni alle altre macchine, ovviamente dotate della tecnologia opportuna, ma soprattutto le trasmettono a un centro di controllo che raccoglie i dati e restituisce alle macchine le informazioni per comportarsi in un certo modo, diciamo, secondo un sistema di regole che renderà poi i viaggi per gli individui che utilizzano questa tecnologia più sicuri. Pensate se qualche forma di hackeraggio o di introduzione non lecita nei sistemi di controllo possa, come dire, alterare questo tipo di informazioni che arrivano dalle automobili, che arrivano dalle automobili e che vengono restituite alle automobili. È chiaro che è facile pensare che, diciamo, individui malintenzionati, dotati della tecnologia opportuna, possono utilizzare dei veicoli per esempio, come dire, fare attentati piuttosto che creare delle situazioni pericolose, insomma. Quindi, dal mio punto di vista, ma ripeto, credo da un punto di vista più generale, sicurezza e privacy sono le due aree di rischio che in qualche modo sono collegate all'adozione di queste nuove tecnologie e che sicuramente dovranno essere correttamente valutate prima di portare su larga scala, diciamo, le applicazioni di cui abbiamo parlato.